purtroppo è un film sulla poesia. È l'inizio di una poesia che finisce quando è finito il film. Capito? Cioè, è un film sulla poesia, cioè non è che un film di attori, di cose, no? È vero? Tua madre mi ha detto che ho cantato un pezzo di Mina 6 mesi, mi ha detto. Ha detto lei. Col tempo del treno, l'aveva messa sulla radio e poi l'aspetta, dopo un po' ho memorizzato e ho fatto un pezzo di Mina, a 6 mesi. Col tempo del treno, non sei domani, cioè così, cioè, tipo il canto uguale, ma le parole che non le sapevo. Poi facevo le note, e dice che tutti i pezzi per radio li provava a fare. Come lo disse lei. Ah, mi ha detto, sono rimasta così male. Solo che stavo con dei deficienti. O se stai con dei deficienti c'è poco da fare. Aveva delle caratteristiche di vera eccezionalità. La sua sfortuna probabilmente è stata quella, mi verrebbe da dire, di accompagnarsi sempre ai musicisti sbagliati. Insomma, credo che lui sia sempre salito su dei carri poco fortunati da un certo punto di vista. Non so, cioè, un gruppo così è assurdo. Telefono alla Virgin per fare un disco e una tournée dicono di no, scusa però, E poi diceva, io sono per Robin, Robin un cazzo, beh, è 3 anni che siamo qua, 8 ore al giorno, fa le cose, ma che più è Robin? Ma va là. Effettivamente non gli abbiamo dato molte soddisfazioni. Ma che mi fa? Sai che vado a Sanremo? Ma guarda, cioè, che cosa ci metti a Sanremo? Cioè, sei come il Charlie, vabbè, ma non sei da Sanremo, cioè, dopo non ti ho visto. Ma poi questo stronzo di Italian Record, questo adesso che mica se va da schianto. Siete tutti Dracula, siete tutti Dracula! Siete nella merda e vi meritate la merda, ecco questo. Che cantare non c'ho più voce. Invece suonare è sempre suonare, che devi muovere le dita. Poteva venire la tosse alle mani, però, più quello. Anzi, magari suoni di meno e sei anche meglio. Cominciamo a fare la pausa. Invece cantare devi cantare, capito? Non c'ho più la voce, pazzesco. Se andiamo via da qua, ci mettiamo sotto un alberino, una ombra, che qua si sta morendo, qui c'è un caldo paventoso. Cioè, sono 3 note in croce, è semplice, però fa paura come è fatto. E poi c'è una gran voce, perché nel 92 avevo una gran voce. Quindi devo recuperare, per recuperare la voce, devo studiare un microfono buono, capito Laura? Cioè non c'è alternativa.
dove stavi da solo con un microfono, con le cuffie e il registratore, in un ambiente che risponde acusticamente. Dai, che andava alla Snowden, ma abbiamo più, capito? Un ambiente che risponde acusticamente è abbastanza un buon suono, capito? Oh, non ha l'antipi? Ma se c'è come cazzo fare? No, abbassa, 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 abbassa. Registrare è difficile, però. Aspetta un attimo, siccome non è direzionale. Quando batti la bacchetta faccio pausa. Ok. No, ma stai tranquillo, è meglio che ti decidi adesso però. Allora no, ma non è Vai. così distesa, mettici bene, proprio bella, no? Bisogna pigliarla tranquillamente, se no non si chiude. Capite com'è? Sta tranquilla che non si può. Proprio sta tranquilla. Ah, qua sì. Ma che cazzo di storia fa?